applauso e benvenuti a questa terza puntata di Romaniamo! Direttamente dal piazzale, Piazza della Libertà, from Gatteo Mare. Sì, from Gatteo Mare. From Gatteo Mare. In Italy. In Italy. In Emilia Romagna. E allora da Gatteo Mare, questa terza puntata che ci vede protagonisti in questa calda, caldissima estate, che vede protagonisti questa sera due nuove squadre fatte da turisti, andate a cercare. Esatto, perché il regolamento prevede che i concorrenti non siano romagnoli, perché chiaramente in questo programma noi andiamo a scherzare su quelle che sono le caratteristiche tipiche dei romagnoli, quindi i romagnoli chiaramente non possono gareggiare, quindi sono tutti turisti. Alzi la mano chi è turista. Tutti, uno non si sa. Esatto, lui là, no, lui ha una tenda piazzata qui dietro, sì. Lui vive lì. È un resident. E allora, vogliamo andarli a presentare, sì, i concorrenti? Sì, 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 ma sì, non sì. Prima però di aver chiamato qualcuno dell'animazione. Abbiamo Nunzio, c'è Nunzio, che ormai Nunzio abbiamo imparato sei? A conoscere. Eccolo qua, lui sbuca sempre. Vai, salto. Guarda. Cioè, pensa... L'altra volta gli abbiamo dovuto sparare per fermarlo. Lui è in piedi dalle 6 di questa mattina, probabilmente. Risveglio muscolare l'hai fatto tu? Sì, Pilates? Certo, facciamo Pilates. Facciamo... Balle di gruppo? Ah, balle di gruppo, sì. Facciamo la Ligalli, la FENAF. Chi? La Ligalli. No, quello dopo. La FENAF. Cos'è la FENAF? Vabbè. Sono cose complicate che soltanto okay. La nostra prestigiosa clientela sa, quindi... Bene. Quindi, se voi andate al mare e vedete uno con questa maglietta, è Nunzio, ok? Perfetto. Cioè, non è che uno con quella maglietta, credo che ce ne saranno... Quanti siete? In quanti siete? Siamo 25, doppio microfono è bello. È un po' come... Neanche il Presidente della Repubblica. Sì. Sì, mi sento il sindaco adesso. Bene. Allora, comunque, grazie Nunzio. Quindi, tu sei rappresentante di tutto lo staff che anima... questo bellissimo villaggio che è diventato Gatteo. Bene, grazie Nunzio, Devon Cig, yeah. Ciao Nunzio, grazie. Manca un personaggio qui a completare il cast. Eh sì, manca proprio lui, forse il personaggio più emblematico e caratteristico della trasmissione, Gianni Broccoli, il birro di Romagna. Grazie mille per la presentazione così ardua. Ardua. Sono voluto venire qui in piazza a dire sì. Ardua stasera. Ah, beh. era una settimana che pensava a questa parola. Gianni, ma perché birro? Perché ho scritto una canzone che raccontava la storia del birro di Romagna e mi hanno messo questo soprannome orrendo. Però comunque il birro è un personaggio che si spostava dall'entroterra e veniva sulla riviera per andare donne. Ormai è un personaggio che non c'è più, ok? Le donne hanno capito che era un imbecille e quindi lo evitano. E lui è venuto a scemare. Un applauso, è come un applauso che ha apprezzato questa storia triste. Ho cercato di spremere più possibile. E allora ormai conoscete il programma, perché è tre settimane che siamo qui sul canale 18, sempre puntuali il giovedì sera a ricordarvi pregi e virtù della Romagna. E allora andiamo subito con il primo gioco, che è Kenta Clemei. E allora questa sera, sì, caro Fabio, sì, abbiamo due squadre che si andranno a contendere i prestigiosi premi messi in palio dalla produzione di Icaro TV. Esatto. E sono la squadra alla mia destra del Squacquerone. Gli Squacqueroni, un applauso. Squacquerone. Sono loro gli Squacqueroni. Loro sono gli Squacqueroni. E ovviamente cosa si sposa con lo Squacquerone? Ormai avrete imparato a ridere insieme a noi, perché ogni sera diamo dei nomi caratteristici. Guarda, vediamo se lo sanno. Un piatto fondamentale è la piadina con lo Squacquerone e... E la? Rucola. Vedi, siete i rucoli. Voi, bene. Esatto, voi il compito di rappresentare la rucola. Allora, anche perché c'è un bagno, giusto? Squacquerone e rucola, io andavo sempre in questo bagno qui che poi ha fallito. Primo... Vuoi per il nome, vuoi per... Vabbè, forse perché c'eri te, chissà. Allora, Andrea, qual è il primo gioco? L'abbiamo visto nella sigla. Kenta Clemei. Chi delle due squadre partecipa? Chi quali sono cantante? I concorrenti che... Allora, vedo che da quest'altra parte, prego, allora prego, vieni pure qua. Facciamo al centro un applauso del palco.
Allora Andrea, tu chi hai per la, i rucoli? Allora io per la rucola ho Piero. Piero da Bergamo. E invece per gli squacqueroni abbiamo Chieti dalla provincia di Modena. La provincia, proprio nello specifico? Pavullo nel Frignano. Ok, tutti i nomi complicati. Senti, guarda, lì c'è Juan di Pavullo. C'è la gang. Ha la famiglia, è la famiglia. Sì, sì, no, è la giunta comunale che segue sempre i propri cittadini nei momenti più rappresentativi. Ma cosa gli facciamo cantare? Allora, gli facciamo cantare quella che è la canzone simbolo della, della Romagna, che è Romagna mia. Mia. Anche mia. Romagna tua. Mia. Chi vuole allora iniziare? Io direi da Pavullo da... con furore, ok? Allora, guarda. Le vieni, parole, state tranquilli, le parole vengono... Là. Vengono sul, sul monitor. Guarda, viene pure. Ci sarà un ognomo che passerà con di. Sì, viene ancora più giù. Ecco, si canta, su, si canta come a Sanremo, proprio al microfono. Mi raccomando, noi pubblico possiamo cantare. Okay? Certo, okay. Allora attenzione pubblico, perché voi sarete i giudici di questa sfida. Quindi attenzione a quelle che sono le due esibizioni. Prestate. Prestate il vostro prestate sì. soccorso, ma soprattutto il vostro orecchio, perché dopo sarete voi a dare il vostro giudizio. E allora con Romagna mia from Pavullo ci siamo, gli squacqueroni. Dai con le manine tutti insieme. Un po' di coreografia. Bravi, fingiamo entusiasmo, bravi. Sento la nostalgia del passato. Ah però. Dove la mamma mia ho lasciato. Tutti insieme. Non ti potrò scordare, casetta mia. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Vai! Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Ancora! Quando ti penso, guarda che interpretazione, vorrei tornare. Bella. Al casolare Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Ma bravissima, bravissima, brava, brava. Prova, hai fatto anche delle variazioni. Guarda la giunta comunale, guarda, di Pavullo. Guarda l'assessore della cultura com'è felice. Bene, lasciamo il posto invece al, al rucolo. Hai mai fatto il rucolo nella vita? No, succede. Beh, allora, no, non so se è meglio, guarda, fare. Guarda, ti mandiamo anche il tecnico, l'assistente di palco. Non, guarda, so se è meglio fare lo squacquerone anche per ringraziarli. Vede, veloce come il tecnico. Il, cioè, neanche i meccanici della Ferrari sì. hanno dei tempi come questo. Tutto a posto? Bene, sei pronto? Are you ready? Yes, I'm ready to start. È impassibile. Sentiamo i rucoli come si, come la mandano, come la mandano. Guarda la gambetta un po' alla Celentano. Nostalgia del passato. Senti, senti, la presa, vai. Dove la mamma mia ho lasciato. Grande! Bravo, bravo comunque. Non ti potrò scordare, casetta mia. A Bergamo la cantano tutte le mattine. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Vai con i rucoli! Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Accelero un pelo, un pelo. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella. È
dicendo? A casolare. Però, guarda, vieni. Allora vieni qui. Katie, vieni pure qui a fianco a me. Allora abbiamo la scoperona e il rucolo. Senti, guarda, sei piaciuto anche al cane che sì, esatto. Sta manifestando. È sempre difficile piacere un po' a tutti. Allora, a questo punto siamo nelle vostre mani, ma nel vero senso della parola, perché attraverso il vostro applauso e i vostri urletti farete in modo di far vincere il vostro cantante preferito. Sì. O un applauso per l'una o un applauso per l'altro. Ok? Allora, al mio 3, l'applauso va per gli Squacqueroni. Vai! Guarda l'assessore che si è spellato le mani. Questo è notevole. Si è spellato, è notevole. Ma vediamo. E adesso l'applauso e le mani per le rucole. Ah! È stato notevole anche questo. Quindi? Però Gianni. Il mio apparecchio acustico mi dice che che la rucola. No, allora sono Squacquerone. Non siamo mica a posto noi qui. Lo Squacquerone porta a casa il punto, secondo me. E allora un punto. Bene. Il primo punto per gli Squacquerone. Bravi. Grazie ragazzi. Guarda, sportivamente si stringe la mano e... Bene. Bene, abbiamo già esaurito il gioco 1 e quindi andiamo al con la seconda prova, che è Inzir parla Romagna. Wow. Oh, Inzir parla Romagna è un modo per farvi conoscere quelli che sono i luoghi della Romagna o anche in modo più ampio dell'Emilia Romagna, i vari luoghi che normalmente il turista medio conosce, i vari luoghi balneari, le spiagge, le città un po' più importanti che ci sono, ma la Romagna ha da offrire anche tanto nel proprio entroterra, sia da un punto di vista artistico, culturale, enogastronomico. E ci piace col nostro programma farvi conoscere anche quegli aspetti un po' meno, sì, meno conosciuti da chi viene a visitare la nostra riviera. Noi siamo gli Angela della situazione. Siamo un po' i Piero Angela, sì, della situazione. E allora vediamo chi ci aiuterà a scoprire questi luoghi della Romagna. Allora andiamo. Abbiamo il concorrente qua. Perfetto. Allora per gli Squacqueroni abbiamo. Scappa via. Per gli Squacqueroni abbiamo Barbara da Bologna, un applauso. Mentre per le rucole Sergio da Vicenza. Allora voi venite qua, le squadre possono venire dietro di voi per suggerirvi. Sì, esatto. Ok. Allora sui monitor davanti a noi vedrete apparire in modo un po' sgranato inizialmente un monumento rappresentativo di una determinata città. Voi ci dovrete dare o il nome del monumento o il nome della città nel quale questo monumento si trova. Ok? Tutto sì. Chiaro? Guarda, sembriamo il coro dell'Antoniano. Tutto chiaro? Sì. Ok, allora mano sui pulsanti. Proviamo i pulsanti. Okay. Funziona e quando quello va, questo... Ok, perfetto. E viceversa. Ok, vediamo. Andiamo con il primo luogo. Dai che è facile. Ci siete? Facile. Beh, per noi che siamo di qua. C'è anche scritto sopra. Vediamo un po'. Si prenota. Chi? Allora, Palazzo del Turismo. E fin qui ci siamo. Allora, abbiamo detto effettivamente. Oh, comunque, complimenti, te l'avrei detto. Allora, Palazzo del Turismo di Rimini. Allora, si prenota la squadra del Palazzo del Turismo Rimini. Di Rimini, è Rimini, ma no, ci siamo vicini. Sentiamo Cesenatico. No. Allora ascoltatemi bene, mano ai pulsanti. L'aiuto. È una città balneare vicinissima a Rimini,
famosa per la sua vita notturna. Allora, Palazzo Turismo Riccione. Riccione! Primo Riccione. Punto portato a casa dal Rucola. Rucolo, dal Rucolo. Andiamo avanti con un secondo luogo. Vai con la grafica. Mi raccomando, è importante prenotarsi. Cos'è sta porta? Ah. Questa è una casa che apparentemente è un... sembra così, una casa sconosciuta, ma non è una casa normale, o una qualunque. Allora, siamo in un altro paese vicinissimo qui a Gatteomare, ok? Questa, ascoltate bene il suggerimento. Questa è una casa natale di un famoso poeta del territorio. Casa del Pascoli? La casa del Pascoli, vediamo la grafica. Casa Pascoli a San Mauro Pascoli. Bravissimi, esatto. Qui c'è gente di cultura, qui c'è gente di cultura. Gianni, chi era Mauro Pascoli? Mauro Pascoli era, diciamo, il cugino di Sintin De Re. Ah, che non, non l'hai conosciuto. No, non l'ho conosciuto. Allora andiamo con il terzo ed ultimo luogo. Vai. Va. Forte ragazzi, non buttatevi giù. Qui rimaniamo sempre in ambito culturale. Facile, facilissimo questo. Questo lo sanno anche i bambini? Questo. Allora, si prenotano. Sentiamo, sentiamo. Ravenna. Ravenna, vediamo la grafica. Mausoleo, sì, di Teodorico Ravenna. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Punto della bandiera. Mausoleo di Teodorico che è stato colpito da un... Chi era? Non lo so. Da un fulmine. Sì. Infatti, se andate, fortuna, se andate a vedere, c'è la crepa di questo fulmine che ha colpito il mausoleo. Mi diceva prima il concorrente che loro... e di stare attenti al gatto di Gatteo, perché loro i gatti se li mangiano. Ah, perché è di Vicenza, perché giustamente. Di Vicenza. Io non so perché a Vicenza si mangiano i gatti. Ma sono buoni. Sono pochi. Come? Non posso parlare, siamo facendo. Ok, ok. Va bene, okay, così, okay. Comunque, va bene. Okay. Va bene. Allora, noi assegniamo il punto partita alla squadra della Rucola. Grandi, bravi, bravi, bravi. Sì, potete riaccomodarvi. E allora, bravi. Andiamo a vedere un attimo la grafica. Sì. Dovremmo essere un punto pari per la squadra per le due squadre. Squacqueroni e Rucoli. Bene. Allora, adesso Gianni è arrivato al tuo momento. Certo. Perché, allora, guarda, puoi già proprio in quarti, mentre noi lanciamo il jingle del gioco. Uscapes. Seltedet. Allora, cosa vuol dire, Andrea, un scappesse se il te detto? Beh, letteralmente vuol dire non si capisce quello che hai detto. È un gioco dove ovviamente ogni dialetto della nostra penisola è assolutamente complicato da decifrare per qualsiasi persona che non appartenga a quel determinato luogo. Non è da meno il dialetto romagnolo. Pertanto abbiamo pensato di far pronunciare una frase in dialetto, prima dal pubblico, poi da Gianni, poi gliela faremo vedere scritta, e loro dovranno tradurre letteralmente quello che viene pronunciato loro in dialetto. Bene. 10 punti se indovinano dalla persona del pubblico, 8 punti se invece la indovinano quando detta da Gianni, il nostro birro, 7 punti se la indovinano vedendo la scritta, oppure daremo loro infine un aiuto con due parole, e in questo caso, ove mai se la giudicassero, sono 5 i punti. Esatto, vedo già i nostri giudici con le calcolatrici. Allora Gianni, vai pure con la prima frase. Allora aspetta, vogliamo presentare i concorrenti, Fabio, sì. Li vogliamo presentare, presentiamoli.
Allora, per la squadra tua, Fabio, del... Sì, chi è che sia il capitano del gioco di un scapese seltedette? Sempre... Katie, lei è la portavoce, invece per la squadra di Rucoli? Anna. Allora, se siamo a posto, Mirko, mi vedi? Ciao Mirko. Cioè, lui ormai è al cameraman personale. Sì, mi piace sta cosa. Sì. Io sono qui invece con Luciano, non so se ve lo ricordate. Ah, Luciano. Sì, la prima puntata. Lui correva con la carriera Tassoni, aveva la maglia della carriera. No. Che ci pronuncerà la frase. Vai. Am son scent un os in la gamba. Che è stata... Cioè, si capisce, allora, no? Avete capito? Vediamo, si prenotano gli squacqueroni. Mi sono rotto un osso della gamba. Mi sono rotto un osso della gamba. Brava! Sì! 10 punti! Non era mai successo. No, è la prima volta che succede. Bravi. È la prima volta che riusciamo a indovinare la frase alla prima botta. Bene, Gianni, vai ancora. Mirko, seguimi. Siamo qui, Mirko, con Adriana. Adriana, che è una signora, da dove viene? Non so mio marito. Cosa? Si è detto Milano o Lecco? Adesso glielo chiediamo, cosa ha detto? Ha detto di Lecco di Milano, non lo so. Vabbè. Ha detto Lecco Milano. Cos'è la tappa del Giro d'Italia? Cos'è? Vabbè, la tratta del treno, cos'è? Vai, signora, via. A già un son can arriva a Neibu. Cos'è? Sanscrito. Allora, avete capito? No. Ce l'abbiamo capita noi leggendola. Proprio. Allora, provate. Sforzatevi, bisogna sforzarsi. No, guarda, io ce l'ho scritta qui, ne conosco il significato. Attenzione, scusate, è stato un errore. No, tra l'altro è la frase in dialetto senza le vocali, solo con le consonanti. Vai Gianni, vai. Allora la frase: I have a son can arrive at me, io ci wird. Allora di qua si sono prenotate le rucole. Vai rucole. Ho un sonno che non riesco a tenere gli occhi aperti. Bravissima! 8 punti! Ma sono fortissimi i ragazzi di questa sera. Anche noi a tenere fortissimi. Punti. Allora 10-8, abbiamo la terza e ultima frase. Attenzione. Vado da Donatella. Da Donatella, Mirko, mi vedi? Sì. Donatella ci dirà la frase. Da dove viene Donatella, Gianni? Da Maranello Modena. È adirata? Non lo so, avete litigato? No, lei viene da Maranello, ha sgassato. Ok. Si ricorda il signore che la potenza è nulla senza il controllo? Allora vai Donatella, sentiamo con quale tono di voce. Mi leggi la frase? Vai. Aspetta che l'aiuto perché qui siamo in una zona molto buia della festa. Ah. Gianni, ti tocca portarti dietro il cellulare con la torcia. Guarda che sta arrivando il nostro tecnico. Addag una randleta e poti. C'è anche con quella voce lì. Gli squacqueroni, vai. Ti do una randellata di botte. Sì. Dai, sì. Sì. Andiamo. Signora, ce la ridice in italiano? Me l'hai corso già. Niente, a posto. Niente. Lei è già andata bene. Lei è già in box, la signora. Bene. Grazie. Comunque, signora. Ringraziamo Donatella. Bene, grazie Gianni. Allora, a questo punto abbiamo già il punteggio. Allora, gli squacqueroni sono 20. A 8. Quindi... 20 e 8, allora mi sembra abbastanza chiaro che il punto partita lo portano a casa la squadra dello squacquerone. Quanto siete felici da 0 a 10? Benissimo, ok. Grazie per questa risposta celere, ma adesso allora, cosa c'è? C'è Fabio che finalmente è arrivato il nostro momento, sì. Perché dopo tanto ardire è arrivato il momento di appoggiare le nostre chiappe su una sedia e dormire per 5 minuti. Vai. Giusto il tempo della pubblicità.
Pugge. Ed eccoci nuovamente, sì, insieme per questa seconda parte di Romagnamo, caro qui a Gatteo, Fabio. Qui a Gatteo. E allora sono arrivati i giochi decisivi. Sono arrivati i giochi decisivi perché lo vogliamo ricordare. In questo momento abbiamo il punteggio di 2-1. Esatto. Riusciamo a vederlo in grafica, perché poi io e Fabio siamo sempre un po' così cialtroni, non ecco, ci segniamo le cose. Squacquerone 2, Rucola 1. Okay. Rucola 1. E allora è ancora tutto in ballo, mi raccomando, ragazzi della Rucola, diamoci dentro, sì, dentro. E allora andiamo con il quarto gioco della serata, con la cosa, con una delle dei giochi più artistici, che è quello del ballo, con Andem a ballet. Allora, chi sono i ballerini? I ballerini delle squadre che si andranno a sfidare in questa prova. Allora, anche questa sera abbiamo una coppia. Eccoli qua, allora, eccoli qua. Lui direttamente dal ritiro della nazionale in Germania. Allora, chi abbiamo? Claudio. Claudio, e la sua ballerina è Francesca. Questi sono gli squacqueroni. Claudio e Francesca. Mentre per la Rucola abbiamo Monica e Sergio. E Sergio. Monica e Sergio, allora accomodatevi qua davanti. No, fermi. Non troppo avanti, meno avanti. Perché allora voi dovrete replicare un ballo fatto da due ballerini professionisti, direttamente dalla scuola Le Sirene Danzanti. Questa sera qui con noi abbiamo Mattia e Delisa. Mattia, eccoli tra qua, l'altro è un volto conosciuto perché ci ha accompagnato in tutte queste sere con le sue fruste, ma oltre che uno sciocarene è anche un ottimo ballerino di balli romagnoli, giusto? Giustissimo. Bene, allora cosa ci fate vedere questa sera? Stranamente una polca dal titolo Mercedes. Ok, allora voi guardate bene come si balla la polca, come si va in Mercedes, e poi magari andiamo con la coda, non lo so, insomma. Va bene, a voi la pista. Applauso. Anche questo passo è facile. Guarda Claudio come sta studiando la situazione. Sì. Ma lui sa già fare alla maglietta della nazionale italiana di ballo. Lui essendo un nazionale. La ballerina non sa cosa gli aspetta. Sì. Anche i rucoli. I rucoli sanno, sì sì. Il frullo cavallo, eccolo qua, questa è la mossa del cavallo. Ale, bravissimi Mattia ed Elisa. Claudio, come la vedi la situazione? Guarda, scusa, ti passo davanti, come la vedi? Male. Male, ma stai tranquillo, per te Miss Italia non è finita qui, ok?
Allora, Andrea, li facciamo accomodare giù in pista. Sì. Ovviamente manderemo lo stesso ballo. Ma a velocità rallentata, no. Ecco, voi dovrete replicare quello che avete visto. Aspetta. C'è la signora qua del pubblico. Signora, la moglie. Lei è una groupies? Chi è? La moglie. La moglie. C'è la moglie. Ma la moglie che incita il marito. Allora, benissimo. A voi invece il compito, ovviamente, di valutare l'esibizione. Sì. Esatto. Ok, ci siamo? Ci siamo, guarda. Signora, suo marito ha preso 7 anni in giovinezza dopo questa cosa. Esatto. Non avete nulla da filmare, filmatelo per farlo vedere ai parenti. Esatto, così ringiovaniscono anche loro, via. Era arrivato mojo mojo e invece adesso lo vedo bello arzillo. Allora... lo vedremo nella mossa del cavallo. La signora prende la telecamera. Attacca la musica! Un attimo di incertezza, ma oh, è già partito. Non si teneva. Sta twerkando un cavallo imbizzarrito. Mi sembra più il ballo del pinguino che mentre i ruccoli. Allora loro stanno tentando. E la mossa del cavallo. Vai, scavallate. Al galoppo, al trotto. Ci sono le gambe che hanno vita propria, si muovono. Guarda, anche Claudio lui sta provando. Uè. Eccolo. Ogni tanto un po' basso, ma c'è. No. Allora, ecco. Allora, lei forte dei suoi 25 anni sta saltellando e sta facendo saltare. Esatto. Oddio, il suo compagno. Allora, c'è il gradino, ecco. Claudio, vai più là, ecco. Comunque anche i ruccoli sembra un ballo più tirolese. Sì, è vero. Esatto. Bravi comunque. Allora, facciamo un applauso per l'impegno. Guarda la moglie come riprende la scena. Allora, non è che sta riprendendo, sta mandando lo streaming al suo avvocato. Stop. Un applauso. Aspetta, voglio sentire un commento a caldo dalla signora. Signora, come ha visto suo marito? Uno che va col bastone benissimo, eh? Ha ripreso a camminare. Miracolo. Cioè, quindi lui gira col bastone. Però l'occorrente, eh? E l'avete messo alla gara del ballo, cioè... Ma non lo so, fatelo cantare, ma... Bene. A posto. Peraltro, pensate che è un bastone bianco da non vedente, adesso si vede pure benissimo. Cammina e vede bene, un miracolo! Faremo qui una targa, qui avvenne il miracolo. Va bene, ma torniamo seri, perché adesso è arrivato il momento, cari ballerini, di giudicare. Lo facciamo anche giudicare? Sì, ma certo. Facciamo, venite qua. Allora, saliamo sul... Claudio, ce la fai a salire? Allora, prima del vostro giudizio, però vorremmo, come dire, una valutazione senza tecnica. Ancora esprimere il voto sulle due tecniche che avete visto. E mi sento di dire, avrete pure imparato qualcosa questa sera, eh? Sì. Abbiamo imparato come abbandonare il bastone. Sì. Allora, quindi... abbiamo visto una prova molto tecnica. Sì. Sicuramente una sfida complicata. Sì. E ci hanno superato ampiamente entrambi, perché sono dei grandissimi ballerini. Noi dobbiamo dare il voto. Certo. Sì. Quale delle due squadre, allora, se vi volete un attimo consultare, quale delle due squadre è meritevole di questo punto partita? Allora, ci sono piaciuti molto loro, ma il punto lo diamo tecnicamente a... Allora, un po' quella, quel tocco, alla squadra della Rucola. Quel tocco tirolese ha fatto la differenza. Sì. Bene. Ma loro intanto si dovranno accontentare. Innanzitutto, purtroppo, signora, non so dopo quanti anni di matrimonio, ma suo marito ormai l'ha lasciata 50
per un'altra un po' più giovane, ma purtroppo la vita va così, perché da quando si è riappropriato della vista e delle proprie ginocchia adesso non ce n'è più per nessuno. Bene, grazie. Bene, grazie mille. Grazie anche a voi, grazie Mattia ed Elisa. Mattia che rivedremo tra poco nella sua veste di Schiocaren. Sì. Allora, adesso è arrivato il momento del gioco forse più più tecnologico. Sì. Che è? Do Sit! Sono già stati armati. Sì. Allora, dove sono i concorrenti? Allora, sono eccoli qua. Sono qua, che si stanno muniti preparando. Muniti delle loro camere. Guarda, vieni pure qua Francesca. Perfetto, allora eccovi qua, vi hanno già qua c'è il nostro tecnico che è frizzato. Sì. Potete allora venire un attimo a verificare? Andrea, intanto che controlliamo il intanto, macchinino intanto delle... che i nostri sì tecnici, ma cioè tu da un gioco all'altro non, senza neanche non volevo partecipare, ma no, io sono di Genova, sono mi voglio riposare, invece no, invece no. Si sta veramente sbattendo tanto per la propria squadra. Allora, che a voi sono per, state che date abbiamo per i rucoli? Allora, per i rucoli abbiamo Rosanna da Torino. Rosanna da Torino. Qui abbiamo Francesca Genova. Da Genova. Allora Liguria contro Piemonte. Allora cosa dovrete fare? Allora vi hanno dato questi cellulari sui quali avremo modo di tenervi monitorate nei vostri passaggi. Avete 5 minuti di tempo per portare qui sul palco 3 oggetti. Quali sono questi 3 oggetti? Vi dovrete far timbrare la mano dal timbro di un hotel, quindi andate in un albergo e vi fate fare il timbro dell'hotel, che è una cosa poi normalissima. Un cucchiaino usa e getta per il gelato, quindi quelli classici da coppetta, e un piatto in ceramica. Ok, allora vediamo adesso un fogliettino nel quale sono indicati. Allora nei 5 minuti ovviamente se trovate tutti e tre gli oggetti venite qua, il primo che arriva porta a casa il punto. Se invece non riuscite a trovare tutti gli oggetti, mi raccomando, dovete comunque essere qua con gli oggetti che avete reperito entro 5 minuti, altrimenti la regia vi farà saltare per aria perché c'è esatto la bomba e voi esplodo, salterete esplodo per aria e ovunque siate. Esatto. E altra cosa, noi parleremo con voi perché ci potrete sentire dai cellulari, così come voi potrete interloquire con noi perché capiremo cosa sta succedendo. Bene. Allora attenzione regia, 5, 4, 3, 2, 1, via il gioco! Partono! Guarda, viaggiano in coppia praticamente. Sono partite. E allora vi ricordiamo che devono farsi fare un timbro da un hotel. Poi devono portare un cucchiaino, sì, usa e getta, quelli classici da coppetta gelato, ed un piatto in ceramica. Allora si sono scandagliati dentro l'Hotel Azzurra, peraltro tutte e due, credo. Vedo che... Ormai siamo diventati amici. Ormai quelli dell'Hotel Azzurra ci odieranno. Noi siamo a prendere il timbro perché gliel'ha detto. Ecco, vediamo cosa sta succedendo. Il cucchiaino. Ottimo, il mio timbro intanto mi fa il timbro. Ma cos'è? No, che lingua è? Devo stare sulla mano. Allora Fabio, sì, il timbro serve perché poi lo replicheremo e lo metteremo su un assegno, sì, esatto, e poi così così potremmo validarlo. Vediamo gli gnomi di Bagno di Romagna che festeggiano. Sì, esatto. Ecco, vedo che stanno correndo fuori, ecco, stanno correndo fuori dall'albergo, ma loro vanno in tandem, cioè facile, poi dopo cos'è, sì, lo sprint mano finale? Nella mano si fanno coraggio vicenda. Ah, la gelateria è aperta. Ah, la gelateria è proprio lì a fianco. Sì, per favore. Fatti fare una mastellina. Ecco, già che ci sei. Panna e pistacchio. Quindi allora stanno mettermi qui su. Vediamo. Oppure anche questo. Un hotel. Cosa sta succedendo? Un hotel. Sentiamo. Ai, dove stanno delirando.
Ma è fatica, ragazzi. Allora, probabilmente tre minuti. Di poter riassumere che il timbro dovrebbero averlo trovato, una gelateria pure. Adesso sono in giro per le piazze e per le vie qui di Gatteo Mare. Allora ricordo che mancano 2 minuti e 55 secondi alla fine del gioco. Vedo che stanno entrando in un hotel Trivago. Albergo. Vediamo un po', ragazzi, sono 2 minuti e 40. Noi intanto ringraziamo il pubblico che sì, c'è, che siete qua. Fatevi un applauso. Che potreste essere nella vostra cameretta a dormire. E invece siete qui a doverci sopportare. Subire. Non c'è nessuno. Niente, è un albergo vuoto. Ma dove che sono entrati? Comunque è entrata dentro una... Ma sono insieme, si sì. Riprendono l'una all'altra. Si ma fanno coraggio, no? Sì, no, sì. Si stanno facendo l'aperitivo, che è diverso. Vediamo se trovano la strada per il ritorno. Ragazze, io vedo degli alberi. Ragazze, 2 minuti. Perché tra l'altro vediamo le concorrenti in lontananza. Sì, non si vedono neanche i due gli occhi. Allora, cosa sta succedendo? Ricordiamo che il record di sto gioco l'ha portato a casa Luciano. Luciano, qua, sì. Ha portato anche qua sul palco una tedesca. Che è difficilissimo perché le tedesche in questo periodo dell'anno stanno nascoste tra i bidoni. È un primo normale, per ti posso, no? E lui l'altra volta muoio. Pensa. Però dov'è l'entrata? Questo è il mio, ce ne andiamo qua uguale. Ecco, questo è il mio. Vediamo un po', ragazze. Manca un minuto e 20 all'esplosione. Sì, qualsiasi. No. È chiusa. Poveri albergatori, li stiamo martoriando. No. Se la sono cercata poi, anche loro. Anche loro voler fare l'albergatore. Cioè, fai un altro. Poi chiami anche ok, timbro. Timbro rimediato, ragazzi, ultimo minuto da adesso. Un minuto. Ma loro per me non ci ascoltano. Ci sentite? Gli mandiamo Luciano? Sì, mancano ecco, 50 ecco. Secondi. Da qua. Abbiamo qua la concorrente della rucola, facciamo un applauso. Allora, ecco la rucola. Mamma mia, che traguardo. Ma la scoccorona dov'è? Eccola là. Arriva di corsa. Brava Francesca, vieni. Allora, attenzione, vediamo Francesca. Brava, bravissima. Un applauso ai nostri concorrenti. Allora, vediamo. Abbiamo un per... La squadra della rucola abbiamo un piattino in ceramica e un cucchiaio, mentre dall'altra parte abbiamo il cucchiaio, il timbro e il piattino, e allora il punto lo portano a casa i ragazzi dello Squacquerone! Grande! Squacqueroni! Complimenti perché è un gioco difficile questo. Allora... È arrivato già il punteggio qua in sovraimpressione, 3-2 per gli Squacqueroni. 3-2 per lo Squacquerone. Una partita apertissima, quindi a questo punto l'ultimo gioco sarà decisivo, no? Allora, infatti, caro Fabio, è arrivato il momento di chiamare l'introduzione del gioco degli Squacqueroni. Sì! Allora. Eccoli qua. Allora, chiamiamo qui tra noi Yuri e Mattia, che ormai... Allora, Mattia l'abbiamo visto prima, che ha ballato qui con noi. E Yuri, buonasera, bentornato, tutto bene. Allora, loro sono due fratelli che portano avanti questa tradizione degli Squacqueroni, che lo abbiamo ricordato anche nelle puntate precedenti, è una... tradizione tutta romagnola, dove loro con le loro fruste vanno a tempo di musica su quelli che sono i balli classicamente e tipicamente folcloristici romagnoli. Questa sera cosa ci andate a proporre, Yuri? Due polche, una che frusterà Mattia e una che frusterò io. Perfetto, dopodiché qualcuno di loro dovrà replicare. Chi per la squadra? Allora, prego, chiamiamo qui i concorrenti. Allora, per la squadra della rucola abbiamo
Carlo, mentre per gli squacqueroni Daniele. Carlo e Daniele. Allora, bene. Come ogni però Sugaren che si rispetti, lo vedete già da loro, caro Gianni, qual è la caratteristica oltre che quella della frusta? È quella del corpettino, perché è importante perché se non c'è un corpetto sufficientemente sbrilluccicoso e con colori sgarzanti, non si schiocca la frusta. Allora abbiamo il giallo, il rosso e il blu, quale scegli? Il primo? Il giallo. Mentre cosa scelgono gli scoccheroni? Il rosso, bene. Allora io andrei nel frattempo a fare accomodare i nostri... non viene mai scelto. Cioccherini. Di rimetterlo sopra. Impostazione. Va bene. Allora, adesso tocca a loro e voi dovrete replicare con le fruste. Vai Mattia! È facile, basta muoverla in alto e quella è proprio facile. Allora stai tranquillo. Bravissimo, non Mattia. Devi fare così. Adesso tocca a Yuri. Yuri Kiki? No, adesso tocca a Yuri, vediamo un po' il nostro Yuri. Allora, a questo punto tocca a voi. Tocca a allora, voi. Vi facciamo accomodare qua, verrete muniti di frusta. Sei teso? Abbastanza. Pregherei le prime file di andare 4-5 file più indietro. Guarda, allora, consiglierei... consiglierei... Il domatore dei leoni. Allora. Consiglierei le prime file di andare più o meno a Cesenatico... Allora adesso i nostri ragazzi danno qualche istruzione. Dritta. Perfetto, guardate. Preciso che la frusta non ciocca perché sbatte per terra, ma perché l'ultima parte della corda, che si chiama ciocchino in termini poveri, supera la velocità del suono, che sono 1200 km orari. Quando supera quella barriera si sente quel tipico suono. Quindi non va sbattuta per terra, bensì va usata la tensione per mandare il ciocco in avanti. Allora, bene, allora nel frattempo Carlo si è lussato una spalla, non so se andare avanti o meno. Allora Carlo, un attimo, tranquillo, bene, mi raccomando, un altro ripassino. La frusta non va battuta per terra perché altrimenti si rischia di romperla. Poi anche, allontaniamo tutte le zanzare, anche i nostri camera me ne sono tesi. Allora ricordiamo, siete pronti? Ancora qualche indicazione? Ok. Allora mi raccomando pubblico, guardate bene perché tocca a voi attraverso l'applausometro. Ok. Oh, aspetta. Ci ha preso gusto? Allora, preso gusto. Adesso si parte con la musica. Non si tengono questi nostri allora, concorrenti. Allora attenzione, pronti con la musica, vai! La musica! La musica! Guardate il concorrente della Squacquerone che si sta autofrustando, sta autolesionando da solo. Oh, ehi! Rucola,
Si è preso la... yeah, lo squacquerone si è tolto gli occhiali. Ok, sta strozzando. Bene, bravi ragazzi. Allora, non so, è arrivata qua. Ah, ecco perché schioccava. Dobbiamo chiamare. Oh, aspetta. Allora, aspetta. Allora, facciamo un applauso a questi concorrenti. Bravissimi, bravissimi. Allora, facciamo il solito rito. Perché devi sempre rendere anche io un po' tutte le settimane. A Fabio piace. Ci tengono a farmi il coppetto di basette. Se, va, allora, vai, te, vai. Attenzione. Ok, perfetto. Anche la basetta. Cioè, me la sono fatta sotto. Secondo me bravo va dato a Fabio, cioè, a stare lì. Bene. Sì. Allora, ancora una volta il voto spetta a voi. Chi applaude per uno non applaude per l'altro. Allora, primo voto per la squadra dello squacquerone. Sentite gli urletti. Bene. Ed ora l'applauso per la squadra della rucola. Direi perfetto. A questo punto hai registrato? Sì, ho registrato. Mi si è raddrizzato il pelo dell'ascella, quindi quando hanno applaudito loro, secondo me è stato più potente, perché il pelo è sempre il pelo. Va bene. Quindi i rucoli secondo me vincono. Quindi i rucoli portano a casa il premio partita. Premio partita arrivato, andiamo a verificare quello che è il punteggio che vede le squadre in una situazione di equilibrio. Abbiamo lo spareggio. Allora adesso non vi abbiamo detto qual è il gioco dello spareggio. Allora abbiamo sempre Yuri e Mattia, quindi si dovrà stendere un concorrente qui davanti, gli toglieremo la camicia sulla schiena e loro inizieranno a provare la velocità del suono direttamente sulla loro schiena. Esatto. Se voi con gli urletti riuscirete a superare la barriera del suono. Scusa Andrea, lui si sta mettendo il giubbino davvero. Scherzi a parte. Allora noi intanto vi congediamo e vi ringraziamo nuovamente per la vostra presenza. Ragazzi, invece chiamiamo tutta la squadra qui davanti perché andremo a fare un ulteriore manche del gioco del Inzir Parla Romagna, ok? Dove andremo a decretare il vincitore. È il golden goal, chi indovina vince. Attenzione, quindi cerchiamo di c'è fare grande cose tensione veloci. Grande tensione. Abbiamo già la base tensiva. Vuoi la base tensiva? Sì, base per questo, tensiva, per questo vai. Momento teso sì. Allora, ecco, quando il duro, non mi viene mai. Attenzione, gioco una sola possibilità, o si vince o si perde, o la vita o la morte. Quando il duro, non dire gatto. Vai con la città misteriosa. Vai. Dai che è facile. Si prenotano allora, i rucoli. Prenota la rucola. Allora. Cattolica. Vediamo. Piazza, primo maggio, Fontana delle Sirene, Cattolica. E con un colpo di coda i ragazzi della rucola si aggiudicano la partita di questa terza puntata di Romaniamo! Incredibile! Ma io farei un applauso anche agli squacqueroni! Allora. E allora abbiamo delle bottiglie di ottimo sangiovese che sono state brandizzate Romaniamo direttamente dalle cantine I Filarini di Calisese di Cesena, un ottimo vino, un ottimo sangiovese, e per premiare
tutta la squadra, i Filarini, non solo cantina di vino ma anche agriturismo. Bene, ecco qua. Bene, no? Bene. Allora noi a questo punto, Andrea, ringraziamo il pubblico qui presente qui a Gatteo e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, quindi restate sintonizzati sul canale 18 per una settimana in attesa del nostro arrivo. Esatto, okay? Giovedì prossimo ci vediamo sempre qui puntuali su Icaro TV con la prossima puntata di Romaniamo! Ciao! Ciao!